Fermi, fermi, fermi tutti! Aio, aio bello, aio fresco, cipolla, cipolla bella, cipolla fresca, banane, carote, come cazzo, tutti rotti, tu, c'ho di tutto, c'ho di tutto, ciao, ciao, bella a tutti. Episodio finale della mia personale carriera giocatore su PES 2020. Stiamo per terminare la prima stagione di Diventa un Mito, quindi, essendo l'episodio finale, io vi chiedo almeno 10.000 mi piace per continuare la serie e per andare alla prossima stagione. Ma preparatevi perché, qualora lascerete i mi piace, diverrà una serie interattiva. Quindi sceglierete voi determinate cose che riguardano il mio futuro a Lecce, quindi la mia permanenza, ma non solo. Se vi siete persi gli episodi precedenti, vi invito a cliccare qui sulla i in alto a destra, andate a recuperare, mi raccomando, tutti gli episodi precedenti e poi tornate qui. Iscrivetevi anche al mio canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. Preparatevi perché sarà un ultimo episodio ricchissimo. Ci abbiamo la finale di Coppa Italia con la Juventus, ma anche le ultime due del campionato contro Bologna e Sampdoria, e siamo ancora eventualmente in corsa per un ipotetico scudetto. Quindi, ce la farò secondo voi a vincere almeno uno dei due trofei? Io ci proverò con tutto me stesso, anche se ultimamente ho avuto qualche difficoltà di troppo. Purtroppo è Mercagliari, l'avete visto nell'episodio precedente. Andiamo ad avanzamento, facciamo subito prossima partita perché ragazzi, porc puten, qua ci sta veramente un incontro, uno scontro pazzesco. Dobbiamo però recuperare 3 punti alla Juventus in 2 partite. Ci servono almeno 3 punti, no, in più di loro, che loro perdono e che noi vinciamo. Succederà? Non lo so, però almeno ci abbiamo la finale di Coppa Italia. Non sarà facile, ma proveremo ad appizzarglielo. Quindi, Scratch Strategy e calci piazzati. Calla, piove, te pareva? Io quando piove gioco sempre male. Quindi, Lecce e Bologna, c'ho qualcosa nell'occhio. Bene così, forse in capello. Do il via all'azione come ho fatto dall'inizio del campionato. E vediamo se riusciamo a fare qualcosa di importante. Oh, Boni che mi hanno lasciato spazio, Boni che mi hanno lasciato spazio, Boni! Boni che mi hanno lasciato spazio! L'esultanza! Fermi tutti! Fermi tutti! Tutti in fila! Papparapapparapara! Non è proprio la Macarena, però insomma, finalmente ce l'ho fatta fare l'esultanza come la volevo. Ne ho approfittato, ho tirato anche una deviazione da parte di un calciatore del Bologna, il numero 4, che adesso mi sfugge. E quindi 1-0 number 69. Ho capito che c'ho mezzo all'occhio. Mi sa che c'ho un capello lungo, 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 lungo. Perché mi stanno crescendo i capelli. Mi stanno crescendo. Che bello essere tornati al gol. Boh, sì che mi riconosco. Non no le ultime 3 partite. No. 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 Ah, Antaro. Smile. Antaro. Dai, dai, che fa il secondo. Rossana, dai, pensaci un po' tu, perché così non se ne può più. Oh! Momenti, mi hanno lanciato bene. E lanciano, vabbè, è finito il primo tempo, ok. Sarà troppo. Cioè, avevo fatto un tiro, un go, basta. Presa. No! No, i falli così no! Ma ha preso palla! Ma ha preso palla! Vostri, a voi le punizioni. Ma tanta la tregua, non te la daranno mai. Calcio d'angolo, manco esce. Bastardi, manca un lato a letto. Rega, forse, rega, forse, rega, forse, rega, forse. Rega. No. Sì. No, oh, no, chiudete, chiudi per favore, chiudi per favore. Se suda, dai, è finita, regà. Dai, che è finita. Dai, che se la siamo portata a casa. E sti casi, Popi Popi, finisce così. Va benissimo. Gabbo meno al terzo. Gabbo meno al terzo, ma questa credo di averla meritacchia, meritacchissima. Sto Liverani, sto.
dei Liverani. Menghia! Ma adesso ci abbiamo Juve. Ha vinto 3-0 per Milan. Campionato è annato, raga. Campionato è annato. Ma siamo in Champions, almeno quello, eh. Mo c'abbiamo la Coppa Italia con la Juve proprio. Con la Juve voglio vincere la finale di Coppa Italia. Bisogna credere. Bisogna credere. Believe, believe. Che so? Oh! Che? Oh, io vorrei trombare proprio tanto, ma in occasione con questa non avere i nervi a fiori, ma è arrivato il momento di pensare alla partita. Scendete in campo e vincete quel trofeo. È una parola. Io penso sempre alla fine. Ragazzi, Lecce, Juventus, state le buoni che è partita secca. State le buoni che è partita secca. L'abbiamo battuta la Juventus. Ci hanno battuti, ma l'abbiamo battuta. Quindi è tutto aperto. È tutto aperto. No. No. Gabriella ci ha messa una pezza pazzesca, ragazzi. Piglialo, piglialo. Bravo. No. Non dovete fare così. Piglialo, mo. Non lo piglia più. Mia, raga, e so due di base di sper. Non lancia che na pio, so più forti, non la pio. Calcio d'angolo. Avessi fatto un gol de capoccia in tutta la stagione. Uno. No, il gioco de carte. T'ho visto. T'ho visto! Rega fermi! È lunga ancora! Ma ci dobbiamo credere! Buffon, smadonna! Come... mamma che smadonnone! Dai, abbracciamoci e vogliamoci tanto bene! Mo ce ne fanno tre, guarda, eh! Che assist, ragazzi! Ho fatto assist! No! Oh sì! No, oh sì, la serie televisiva, eh! Ero io! Il 69, dì, guarda che spitplin! E qua, mamma mia, in un angolo! Lo scudetto ce l'ho inchiappettate, ma la Coppa Italia proveremo a portarcela a casa! T'ho visto! Ma tu sei deficiente però, eh! Me l'ha parata, ma è calcio d'angolo, ragazzi. Ma che è sta roba? Oh! Raga, stiamo a giocare solo noi, raga. Stingete. Guarda che ha parato Gigi. Dai! Che cazzo! Non resiste. No! Esci! Via! Cazzo! Pareggiato. Questa non ci voleva, raga. 45-20. Mamma che colpo di testa, ragazzi, perfetto sotto la traversa, non potevamo assolutamente nulla. Abbiamo fatto più noi, loro più possesso, due tiri in più nello specchio, ragazzi. Boni, raga, che me ne vado, raga. No, e fallo, zitti e fallo, caccialo. Beh, in realtà è andato sulla palla, però poi prende tutto, quindi... Io lo lascio dirà. Ma che c***o, non te l'ho chiamata! Sono abituati. Non tirano più in porta. De Gamboni in campo, manno! Lo sono magnato. Tutto solo! Di testa! Falletto! Ancora! Ragazzi, qua il colpo di testa è stato spettacolare. Ragazzi, l'ho chiamata. L'ho voluto.
E ritorniamo, a mio modo di vedere, meritatamente in vantaggio. Guardate che stacco finalmente! Il primo gol di testa arriva nel momento più opportuno, in quello più importante della stagione. E lo firma lui, il numero 69, Gabbomen. 2-1. No. No. Prendilo! Gabriel, io ti amo. Io ti amo. Io I love you. Oh sì, se c'è tempo, porco puttana. Fammi attenzione. Mamma mia che traversa, raga. Mamma mia che traversa, raga. Mamma mia che traversa, raga. 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 Arega! Arega! Abbiamo vinto la Coppa Italia! Abbiamo vinto la Coppa Italia! La Coppa Italia! È il primo anno di Gabbomen! È il primo anno di Gabbomen! La Juventus è battuta! È battuta! Dai! Andiamo a Berlino, Beppe! Guardate come si festeggia! Come si festeggia, ragazzi! Gabbomen è contentissimo! Perché sono stato io l'artefice! Con tutti quei via all'azione che ho dato, eccolo là, il capitano Lucioni. Vincitori Coppa Italia, si abbracciano Gabbomen e il capitano. E tutti gli altri poi dietro, ecco, non volevo fare doppio senso, ma purtroppo è uscito fuori. Però guardando le immagini, insomma, l'ambiguità viene comunque fuori. Eccoli là. Il trofeo dov'è? Non lo vedo. Dov'è il trofeo? Il trofeo! Oh lele, oh la la. Mo se va a trombare, mo se va a trombare. Io non ho visto trofei. Va bene lo stesso. 8 tiri a 6, 4 tiri a 3. Ragazzi miei, permettetemi di dire che è strameritata. Quindi, la Coppa Italia è vinta e Gabbomen si porta a casa il primo trofeo della sua carriera. E adesso, ovviamente sarà difficile per quanto riguarda il discorso scudetto, ma non è un problema. Noi ce la giochiamo al massimo delle possibilità, vediamo quello che riusciamo a fare. Quindi, ultima di campionato. Regà, mi raccomando, l'ultima contro la Sampdoria, capirai, è già tutto dire. Qua sicuramente giocherò titolare, ovviamente, perché sto facendo la super stagione. Ragazzi, tantissimi, mi piace, 10.000 mi piace se volete che la stagione continui. Quindi, se volete che faccio anche la prossima stagione, ma la gioca la Champions League, eh? Non so se ce ne intendiamo. E quindi andiamo avanti molto rapidamente per l'ultima di campionato contro la Sampdoria. Guardate che stadio, ragazzi, per il finale di campionato. Era il Camp Nou questo, non è il Via del Mare. Questo è il Camp Nou. Fermi che Gabbomen se ne va. No, no, me la sono allungata. Sì, è che io poteva prevedere. È uscito a Balagna e poi chiudono bene gli spazi. Subito prima occasione per il Gabon. C'è anche la seconda. Se lo fanno, ragazzi, 1-0 subito, autogol, stiamo facendo del nostro. Colley, è un border collie, bene, ve lo faccio rivedere, l'ho chiamato palla, ma ammessa in realtà, ma voleva mettere a me, perché se non avremmo segnato, quindi è merito mio, è grazie a me, bene, 1-0 subito. Io non posso credere a quello che vedo. Ma veramente, eh? Ragazzi Gabbomen. La metto in mezzo, dai! 2-0, assist! Assist Gabbomen! Bene! Deiola! Porca la mignola! 2-0! Tutto solo! Una merda di capoccia. Abbiamo creato di più. Non hanno creato nulla, ragazzi. Quindi, per il momento, siamo in vantaggio di due reti. La linea di passaggio è ottima. 3. Pippo Falco. Manna avanti, me ne frega più un cazzo. Mamma, ancora una parata, ragazzi. Questo è gol, raga. È finita, ragazzi. Questo fa già capire quello che è successo, ragazzi. Gabbomen in lacrime. Abbiamo giocato benissimo questa partita, ragazzi. Ma abbiamo perso lo scudetto.
in favore della Juventus, onore a loro che hanno battuto all'ultima la Lazio 2-0. Meno 3 ragazzi, meno 3, ma siamo in Champions League, siamo in Champions League, quindi andremo a giocarci il prossimo anno la Champions League con Juventus, Napoli e Inter. Milan addirittura che risale la china, supera anche la Roma e va al quinto posto, Roma al sesto, Torino al sesto, Lazio settima, Fiorentina ottava, Genoa, Atalanta, Sampdoria, Cagliari, Bologna, Brescia, Parma, Sassuolo, Udinese, Spalle e Verona. Quindi Udinese, Spalle e Verona retrocesse. Il Sassuolo che si salva per un punto, il Parma che si salva per 2 punti, il Brescia che si salva per 3 punti. Ma adesso andiamo a vedere. Oh, 75 il Buffalo Gabbomen. Il Buffalo Gabbomen sta salendo. Sta salendo a 70 in una stagione. 4, mi pare. Miglior squadra, sono stati i miglior 11 di Serie A team. Vediamo un po'. Io ci sono, io ci sono. E del Lecce c'è sta Taxidis e Barak. Barak ok, ma Taxidis proprio no. Andanovic, Koulibaly, Romagnoli, Calabria, Kolarov, Nainggolan, Eriksen, Barak, Taxidis, Belotti, Gabbomen. Annuncio selezione squadra nazionale che sono stato convocato. Ho fatto una stagione della Madonna. Allora andiamo a vedere menu giocatore, messaggi. Non mi hanno convocato. So giovane, ma ho fatto un sacco di gol. Non mi convochi. Li mortacci tua. Figgici, ma siete delle merde. E andiamo. Info sulla mia squadra. Info sulle competizioni. La stagione è ufficialmente terminata. Andiamo a guardare prima Coppa Italia. Ma mi sa che Coppa Italia? Ovviamente no, ragazzi miei. Cristiano Ronaldo 7 gol, io 6. Quindi titolo di capocannoniere di Coppa Italia va a Cristiano Ronaldo. Vediamo anche gli assist. Assistman, sempre Fabian Ruiz, io ne ho fatti 3 però, sicuramente un'ottima annata in Coppa Italia e preparatevi, vedo prima gli assist, sicuro non so uomo assist, l'ha vinto Saponara con 13 ma io ne ho fatti 10, quindi podio, gradino più basso del podio, come uomo assist mi accontento, a pari merito con Eriksen e Mkhitaryan e preparatevi per il titolo dei capocannoniere, ci tengo tanto, ci tengo tanto, ci tengo tanto. Ma ha inculato Belotti. Ma ha inculato Belotti per un gol, ragazzi miei. Quindi non sono capocannoniere. Gabbomen chiude la sua prima stagione in Serie A con 23 reti. Io vi invito, non mi sono scordato niente, non credo. Io vi invito a lasciare tantissimi mi piace, ragazzi. 10.000 mi piace su questo video. E continuerò con la stagione successiva. Ovviamente mi vado a giocare alla Champions League, quindi voglio massimo supporto, fatemi vedere tutto il vostro supporto se volete che continui. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. In descrizione vi lascio i link a tutti i miei profili social, soprattutto Instagram. Mi raccomando, seguitemi perché comincerò a fare dei sondaggini eventualmente se lascerete mi piace per continuare la stagione e farvi decidere determinate cose. Ragazzi miei, la prima stagione si è conclusa. Alla prossima con un nuovo video. Vi siete divertiti? Io mi sono divertito tantissimo. Ciao ragazzi!